Demonia Kiki Bestia miei, siamo tornati su Clash of Clans. Sì, oggi sono fottutamente nerd. Siamo fottutamente nerd. Abbiamo preso gli occhiali da vista nuovi perché sono una talpa del... Partiamo subito con le novità di questa... Di questo mese, di questa prossima settimana che arriverà. La Supercell ovviamente rilascerà, si pensa Pasqua, Pasquetta, quindi per questo grande evento rilascerà un nuovo aggiornamento che sarà quello relativo a marzo 2016. Come ogni aggiornamento, ovviamente ragazzi, sono stati rilasciati degli sneak peeks 1 e 2. Primo sneak peek ovviamente riguarda il livello. Primo sneak peek, ragazzi, rivela una cosa sconcertante. No, perché sconcertante? Mr. Black, porca puttana. Primo sneak peek, torre infernale upgradabile fino a livello 4. Una torre infernale che toglie sicuramente molto di più. È stata anche riequilibrata, diciamo, l'ha ribilanciato il danno che multiplo che andrà a fare appunto la torre infernale. La cosa che potete vedere, potete notare in questo video, che dice fatto ovviamente, che tanto ormai solo lui ha video, solo lui ha clip, non si sa perché la Supercell continua a pagarlo questo qua. E insomma, la torre infernale sembra proprio che sia stata rivisitata anche a livello grafico, e quindi cazzo è più figa, sì, è più figa. Per non parlare poi del mortaio che passa al livello 9 finalmente, sempre per il municipio di livello 11. Quindi perché Black ha detto finalmente che noi non lo possiamo utilizzare? Perché? Perché Supercell non fa un cavolo per noi? Quindi aumentati i punti danno di entrambe le difese, ma riequilibrate, ribilanciato il danno multiplo. È stata rivista inoltre la grafica degli altarini degli eroi. Infatti sembrano un po' più carini, sì, decisamente un po' più carini, ma alla fine sono sempre degli altari. Rivisitazione grafica anche delle difese aeree. Infatti dal livello 4 saranno leggermente più carine, decenti, dai. Tempo di produzione degli incantesimi, quelli Elisir normale, sono passati a 20 minuti, mentre a 10 minuti per quanto riguarda quelli a Elisir nero. Sneak peek numero 2! Introdotti nuovi livello Goblin, infatti passano al livello 7, i domatori invece passano al 6 e le Valchirie al 5. Ovviamente tutte le truppe saranno disponibili dal livello municipio 11! Che cazzo ce l'ha sto livello municipio 11? Non si sa. Un'altra cosa sensazionale è che è stata modificata il comportamento, diciamo, delle truppe quando vengono colpite dalla pozione veleno. Queste cosa fanno? Escono dalla veleno. In sostanza la veleno non servirà più a nulla. Sneak peek volante, Mr. Black ha detto il nerd da oggi, colloquiale nerdoso o merdoso? Vabbè, uno dei due. Ci vediamo in un altro video, Mr. Black vi saluta, ve l'avevo detto che arrivavo su Clash of Clans, ciao! Primo sneak peek, livello mortaio aumentato al livello 9, ovviamente per chi ha il municipio livello 11 e sempre per chi ha il municipio livello 11. Primo sneak peek rivela ovviamente il mortaio, ma che cazzo sto a dire, che cazzo sto a dire, oggi non ce la facciamo. Primo sneak peek, torre infernale livello 10. Livello 4. Ah beh, altro Nesquik.